Buonasera, oggi location un po' così, sono in mezzo agli ulivi in un agriturismo per una sera, nonostante la gamba, sono riuscito ad uscire, quindi invece fa un po' male, vabbè. Invece che la solita stanza vi prendete questa location un po' rumorosa, quindi cercherò di essere minimamente veloce per la puntata di stasera, perché insomma intorno c'è gente e quindi purtroppo è un pochettino rumoroso. Proverò ad alzare un po' la voce, vediamo un po' se ci sono problemi di audio. Nel caso, se mi scrivete che si sente o che non si sente, mi fate una cortesia. Abbiamo accennato l'altra sera al bail-in, vale a dire al discorso di come una banca commerciale possa pensare, con una legislazione totalmente stupida, di far pagare ai propri correntisti o in generale ai risparmiatori un problema suo non rilevabile dall'esterno, quindi il fatto per esempio di aver prestato dei soldi a gente che non restituisce poi il denaro. Bene, questa idea marcia, no? Quindi questo del bail-in ha delle radici un po' profonde. In generale comunque bisogna iniziare a far capire una differenza fondamentale, vale a dire quella che normalmente è l'equity e il debito. Suona pericoloso, suona complicato, ma in realtà è molto semplice. La differenza di base fra le azioni e le obbligazioni. Che differenza c'è se io gli risparmi, se io compro delle azioni oppure se io compro delle obbligazioni? Bene, allora, se io compro delle azioni divento socio della società di cui io sto comprando le azioni. Quindi se io domani compro delle azioni della Fiat, sono socio della Fiat, quindi seppur in piccola misura sono come seguo le sorti dei proprietari dell'azienda, posso andare in assemblea, posso votare e così via. Sarò ovviamente un socio di minoranza, quindi significa che non deciderò assolutamente nulla, tranne in casi rarissimi dove ci sono due che si litigano la proprietà, allora a quel punto ogni azione vale. Ma altrimenti di base sarò socio della società, quindi se la società fa degli utili distribuisce dei dividendi, questi dividendi che distribuisce io li incasserò, quindi parteciperò a parte degli utili e parteciperò alla possibilità di poter gestire la società, diciamo così, per tramite dell'assemblea. Viceversa, se io compro delle obbligazioni Fiat sono un creditore della società, cioè ho prestato dei soldi alla società. Capite che è molto diversa come impostazione, vale a dire azionista, quindi ho comprato delle azioni Fiat, socio, obbligazionista, creditore. Quindi cosa significa? Significa che se la società non fa utili o se la società fallisce e io sono azionista non mi possono dire nulla. Sono socio, ragazzi, mi è andata male, cioè se andava bene facevo tanti utili, non è andata bene, la società è fallita, io ho perso tutto. Se la società invece fallisce e io sono creditore, beh, allora a questo punto, scusate, io sono messo sopra gli azionisti, vale a dire prima devono essere soddisfatti i creditori, se avanza qualcosa sono soddisfatti gli azionisti, ma io obbligazionista devo essere soddisfatto prima, quindi si vende tutto quello che c'è da vendere, dopo che si è venduto tutto vediamo un po' a chi vanno, ma sicuramente prima i soldi vanno agli obbligazionisti e solo se rimane qualcosa, di solito non rimane niente, agli azionisti. Allora, che cosa succede? Succede che qualche volta hanno provato a confondere i piani. Esempio, le famigerate banche popolari, le venete per intendersi, lì cosa facevano? Facevano credere ai risparmiatori di stare investendo in obbligazioni, cioè una cosa che ti garantiva il ritorno del capitale. Un'obbligazione significa che io metto dei soldi, ti ridanno questi soldi a scadenza e ti pagano un interesse. Bene, loro gliele vendevano proprio così. Significa che tutti dicevano, guarda, le azioni sono quotate sul mercato. No, non sono quotate, il prezzo lo facciamo noi, fidati. Non sono mai scese, te le vendiamo adesso a 100 e poi quando in futuro tu le rivenderai a 110, a 120, no? E così, questo tipo. E nel frattempo incassi i dividendi. Ah, ma è così, me lo garantisci? Sicuro, sempre stato.
e quindi a un sacco di gente facevano comprare delle azioni non quotate, quindi le azioni delle banche venete, no, e così via, non erano quotate, non c'era un prezzo di mercato tale per cui chi le comprava sapeva se era giusto quel prezzo. E invece era tutto un famo a fidasse, e ovviamente se tu sei un vecchietto, se tu sei un risparmiatore che ha sempre avuto i soldi nella banca, arriva il direttore e ti dice compra le azioni della banca, ti garantisco che che i tuoi soldi non spariscono, e dato che il prezzo lo facciamo noi, te le ricompriamo sempre almeno al prezzo a cui te le abbiamo vendute, e lui si fida. Perché queste banche facevano così? Beh, queste banche facevano così per allargare il capitale. Vi ricordate cosa avevo detto ieri? Vi ho detto che una società, una banca può prestare solo un multiplo del capitale che ha, no? Quindi cosa facevano loro? Loro stampavano azioni da piazzare a incauti risparmiatori, no? Per espandere la loro attività e per nascondere le loro malefatte, perché a un certo punto se prestavano dei soldi con evidentemente la compiacenza o con la cecità di Banca d'Italia che doveva controllare, e loro a un certo punto, quando questi soldi non restituivano, trovavano il sistema di dire vabbè, ma noi allarghiamoci, espandiamoci, no? E così via, così anneghiamo dentro il buco in un risottone più grande, la gente non se ne accorge. Voi capite bene il luogo di disastro che si faceva, e poi loro prendevano, no, man mano arrivavano gli ispettori della Consob, di Banca d'Italia, e loro li assumevano. Guardate che a guardare le storie lì delle banche venete è una cosa incredibile. Politica niente, perché uno dice oh, Veneto ci sarete dentro con la politica, no, zero politica, era tutto un sistema veramente marcio, no, che prendeva dentro imprenditori, amici, no, e così via, a cui si prestavano i soldi che poi dopo non li restituivano, e dall'altra parte, quando arrivava qualcuno a discutere, a controllare o a guardare, il risultato era che se per caso qualcuno si opponeva, ecco che veniva assunto, guarda, ci sarebbe un ottimo posto per te, entra. Guardate, delle storie proprio assolutamente poco edificanti, no? Quindi di base che cosa succede? Succede che cos'è la differenza fra uno che aveva le obbligazioni della Banca Etruria e uno che aveva i soldi nelle azioni delle banche venete? Beh, l'obbligazionista della Banca Etruria è un truffato dalla legge, cioè un truffato da Renzi, cioè uno che aveva tutto il diritto di avere i suoi soldi. È uno che aveva tutto il diritto, in quanto creditore, seppur subordinato, di avere i suoi soldi indietro alla scadenza, a meno di far fallire totalmente la banca, cosa che non hanno voluto fare, no? Perché la banca si salva, e quindi è stata la legge a truffare, quindi lo Stato a truffare l'obbligazionista della Banca Etruria, no? Viceversa, invece, dall'altra parte, l'azionista delle banche venete, poverino, lui è stato truffato dalla banca e da chi non ha controllato, perché lui ovviamente è entrato in una posizione che è rischiosa, perché se sei azionista, abbiamo detto, sei un socio e quindi sei a rischio, no, dal tuo punto di vista, però tu sei a rischio se lo fai consapevolmente, motivo per cui poco si può fare se non... così la misericordia, se uno ha comprato le azioni del Monte dei Paschi. Cioè, ha comprato le azioni del Monte dei Paschi, era una banca quotata, no? E cosa puoi fare? Già forse un po' diverso il caso degli azionisti di Banca Etruria, che era quotata, sì, però gli hanno fatto delle porcherie, cioè praticamente Banca d'Italia gli aveva fatto fare delle offerte farlocche che potevano trarre in inganno, no? Però di base, in generale, poco gli si può dire, perché in una maniera o nell'altra tu dici, vabbè, normalmente se tu compri una è a rischio. Però perché in realtà così non è? Perché queste operazioni truffaldine che faceva la banca, cioè vale a dire il fatto di piazzare le azioni ai clienti esattamente come se fossero obbligazioni, erano note a tutti.
E quindi da dove deriva il diritto dell'azionista della Banca Veneta di essere risarcito? Dal fatto che Banca d'Italia, che doveva controllare queste cose, lo sapeva, e non può dire che non lo sapeva, perché tutto il mondo sapeva che queste banche facevano questo tipo di affari sballati, no? E vendevano le loro azioni a prezzi totalmente inventati sul mercato a una clientela ignara. Per cui gli obbligazionisti di Banca Etruria e similari hanno diritto a essere risarciti, perché una legge criminale li ha fregati. Gli azionisti delle Venete hanno diritto a essere risarciti perché Banca d'Italia colpevolmente non ha guardato una cosa che era sotto gli occhi di tutti. Quindi, differenza tra obbligazioni e azioni. Viceversa, non so, per esempio, l'azionista di una società quotata che fallisce, ce ne sono state 2000, e lì non può proprio dire nulla, perché l'azionista di società quotata che fallisce ha preso un rischio, e questo non c'è. Chi aveva comprato i titoli delle società internet, la Finmatica, la Freedom Land o cose di questo tipo durante le sparate degli anni 2000, no? Quando sembrava che ci fosse oro, e lì è ingenuità. Hai voluto comprare delle azioni senza sapere che cavolo facessi? Mi spiace, la prossima volta ti informi meglio. Viceversa, una banca è un business regolato, quindi una cosa è una società quotata che può fare quello che vuole, no? E devi essere prudente tu nell'investire, non c'è la garanzia di successo in un investimento, non puoi dire metto dei soldi, se va bene guadagno un sacco di soldi, se va male piango e dico che voglio risarcimento. Per le azioni non è così. Viceversa, per le azioni non quotate di una banca, così come è stato il caso delle Venete, o per le obbligazioni di una banca, così come è stato il caso, purtroppo lì c'è uno Stato che ha dormito o si è comportato in modo colpevole, e quindi proprio per i motivi costituzionali il risarcimento serve. Torno a tavola, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Scusate se c'è stato un po' di rumore di sottofondo.